Il circo degli animali stasera a Follonica, quasi alla fine del ciclo di permanenza e di spettacoli, tra virgolette. Stasera di scena, dicevo, umiliazione, crudeltà e sofferenza. Il circo degli animali, le prodezze dell'uomo dominatore che imprigiona, opprime, tortura e obbliga gli animali a fare cose che in natura non si sognerebbero mai. Stasera Associazione di Idee è davanti al Circo degli Animali, Circo Coliseum Roma a Follonica. È una domenica soleggiata di luglio, questo è il nostro secondo presidio. Abbiamo terminato da circa un'ora la nostra opera attiva di dissuasione verso le persone che si sono avvicinate al parcheggio. Molti di questi hanno scelto comunque di entrare, di pagare un biglietto per vedere uno spettacolo triste e davvero poco civile in una società che si reputa tale. Purtroppo il circo degli animali continua a venirgli permesso di piantare le proprie tende al circo degli animali sul suolo comunale, Grosseto, anche a Grosseto, quindi sul suolo provinciale. Qui siamo in via del Casserello a Follonica, il primo spettacolo è già iniziato da un pezzo, quindi il nostro nucleo, diciamo, operativo di attivisti è ridotto all'osso giusto per mantenere la posizione. Più tardi cercheremo di continuare il nostro lavoro di dissuasione e di denuncia di quanto accade dentro il circo degli animali a tutti coloro che si avvicineranno al piazzale e con i propri figli, purtroppo porteranno i propri figli a vedere uno degli spettacoli più diseducativi del mondo, uno spettacolo che non ha nessun requisito per chiamarsi tale. Infatti, dicevo, il secondo spettacolo della giornata, il secondo show, è programmato per le 9:30. Prima abbiamo fatto un ottimo intervento all'interno del parcheggio, ci è stato permesso di farlo, quindi ci siamo prodigati nell'indirizzare i presenti con la nostra letteratura e con i nostri argomenti, diciamo. La strategia che adotteremo nella seconda parte del pomeriggio è invece una che ci vedrà schierati sul ciglio della strada, con cartelli e striscioni cercheremo di distribuire i nostri volantini e cercheremo di fare del nostro meglio per avere un impatto, diciamo, sul morale di chi si occupa di organizzare questo tipo di cose e una risonanza presso la comunità locale di Follonica affinché desistano dal portare i loro figli, da venire loro stessi a guardarsi uno scempio simile. Abbiamo ricevuto tantissime parole di supporto da parte di passanti e di residenti della zona, questo ci accalora ancora di più nella nostra opera, diciamo, di attacco, posso definirlo così, informale, l'attacco della ragione fondato sulle nostre motivazioni etiche e culturali che vorrebbero esprimere in maniera definitiva che il circo degli animali non è accettabile adesso nel 2011, non è mai stato accettabile, che noi siamo per il circo senza che esista un clima di sofferenza, prigionia e crudeltà nei confronti di altri esseri senzienti, perché nessun essere vivente, se potesse, sceglierebbe di vivere confinato dentro una gabbia e di uscirne soltanto per venire
picchiato, seviziato e costretto a fare degli spettacolini. Si è appena fermata un'auto che invece tanto simpatico con noi non è, ha gridato abusi e scherni e adesso se ne riva. Di cretini simili non ne abbiamo trovati tanti, fortunatamente. Come dicevo prima, c'è stato più un clima di supporto nei nostri confronti. È cacciatore? Prima, mentre facevamo le nostre cose davanti al circo, è uscito uno dei proprietari, mi verrebbe quasi da dire un simpatico ometto sulla settantina, che ci ha fotografati e ci ha detto che anche noi siamo degli animali e pensava di recarci offesa. Ebbene, caro signore, non ci hai affatto recato offesa, noi siamo animali tali e quali a quelli che tu e il tuo staff sottomette giorno dopo giorno e nega loro i diritti ad una vita dignitosa e in rispetto delle proprie aspettative animali, di poter esprimere il proprio essere, quello che la natura ha dotato tutti gli animali. Quindi certamente siamo animali, certo che siamo animali, gli uomini, gli esseri umani sono animali e per quanto ne so io sono gli unici animali che sottomettono con crudeltà e con viltà altri esseri viventi che non sono certamente inferiori a loro, ma sono solo diversi. Queste cose naturalmente gliele abbiamo anche dette, gliele abbiamo gridate in faccia con il megafono e questo ci ha dato particolare soddisfazione. Parte di noi qualche decina di minuti fa si sono staccati dal presidio per andare a prendere qualcosa da mangiare, noi siamo rimasti perché non avevamo voglia di smontare tutto e poi dover rimontare tutto più tardi, quindi questo è un po' un momento di attesa prima che possiamo riprendere ad indirizzare le persone che effettivamente si avvicinano a quest'area. Vediamo uno dei cartelli: animali del circo prigionieri a vita. Questo è uno dei messaggi forti che abbiamo mandato oggi durante il nostro presidio. Questi animali non conoscono la libertà, non possono fare i loro piccoli e stare con loro, non possono abbeverarsi e cibarsi come farebbero in natura, sono costretti a vivere in un ambiente che è loro alieno. È davvero uno sfruttamento bieco quello che avviene dentro tutte le gabbie e dentro tutti i tendoni dei circhi che adoperano animali. E il Circo Coliseum Roma non è certo da meno questa pratica. Questi signori si vantano di avere la tigre bianca, il leone bianco ed altri animali cosiddetti esotici e selvatici. Ma naturalmente questi animali non riescono certamente ad esprimere il loro essere e la loro voglia di vivere nelle condizioni in cui sono costretti a vivere. Noi vorremmo che tutti i lager venissero distrutti, che tutti gli esseri viventi che ci vivono dentro, animali umani e non umani, potessero assaggiare la libertà, essere ciò che realmente sono, nell'ambiente che si scelgono in cui vivere. E questo ovviamente non è possibile per molti di loro, umani e non umani. Noi oggi siamo qui per dare voce ai non umani, però non ci tireremo indietro se ci fosse occasione di poter fare la stessa cosa per degli amici della nostra stessa razza, sicuramente.
abbiamo una sensibilità e intendiamo esprimerla fin tanto che avremo l'opportunità e la voce per farlo. Grazie. Per gli animali.